Siano lodati Gesù e Maria. Sempre. Con grande gioia la Chiesa celebra oggi la festa della visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta, che è esattamente l'episodio che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. Questa celebrazione chiude solennemente il mese di maggio ed è molto significativa e anche molto ricca di insegnamenti e di contenuti. Cosa è successo in questo momento? La Madonna, mossa dallo Spirito Santo, è andata a visitare questa sua parente che aveva saputo dall'Arcangelo Gabriele essere incinta, anche lei miracolosamente. Elisabetta l'ha aperta la porta, perché la Madonna ha bussato alla porta di casa sua. È entrata e ha avuto una duplice grazia straordinaria. Primo, la santificazione nel grembo di San Giovanni Battista, questo sussulto, dicono gli interpreti, quindi ai tempi dei padri della Chiesa, è il segno che il bambino era stato presantificato, cancellato il peccato originale attraverso l'azione operata da Gesù, che era nel grembo di Maria, per mezzo della presenza di Maria nel grembo di Santa Elisabetta. Ed Elisabetta stessa è stata piena di gioia di Spirito Santo, tanto da esclamare: a che tempo che la madre del mio Signore venga a me. E in quel momento ha saputo che la Madonna non era, nessuno sapeva ancora che era incinta la Madonna, era roba di pochissimi giorni. Ha saputo in quel momento per rivelazione che il suo grembo conteneva Dio in persona, e la Madonna poi ha rimandato tutta quanta la lode alla rivolta, soprattutto la lode della fede, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, al Signore stesso. L'anima mia magnifica il Signore, sapete che in latino magnificare, magnum facere, significa fare grande il Signore. Cioè, la Madonna sta dicendo: tutto quello che vedi di bello, di santo e di meraviglioso in me che c'è, tutte le generazioni mi chiameranno beata, non attribuirlo a me, perché non c'è niente di mio, io sono in nulla, ha guardato l'umiltà della sua serva, ma attribuiscilo a colui che ha operato in me grandi cose. Questo è l'episodio di oggi. Cosa ci insegna l'episodio di oggi? Tante cose. La visita che la Madonna ha fatto a Santa Elisabetta è stata la prima di una lunga serie. Lo sapete che la Madonna, potremmo chiamarla la visitatrice continua, la Madonna visita le case che sono le nostre vite, le nostre anime. Anche il mese di maggio, questa tradizione del portare di casa in casa la Madonna pellegrina non è semplicemente una cosa così. Chi accoglie la Madonna dentro casa ha delle grazie particolari, d'accordo? La Madonna è molto contenta, fa un atto di gentilezza nei confronti di Maria Santissima, un atto di gentilezza che la Madonna certamente ripaga. E questa dinamica ci fa capire una cosa molto importante, no? Come capite, la visita, quando una persona visita qualcuno, va, bussa alla porta, se ti aprono, entri, se non ti aprono, non entri. Chi è che ha avuto una Madonna dentro casa? Chi liberamente ha scritto il nome sull'elenco. E io desidero raccogliere la Madonna, qualcuno non lo vuole, non ci fa. Questo ci spiega una cosa molto importante, proprio nella dinamica, proprio dell'azione della grazia, e del modo con cui tratta Dio con le persone. Sappiate che Dio le porte non le sfonda mai, delicatamente, sia pur avendo dei tesori immensi, dei tesori grandissimi. Dio, che con lui la Madonna, che è la sua serva fedele, ha una delicatezza unica, non sfonda porte, si avvicina con delicatezza. Se gli apri, hai fatto la cosa più bella che potessi fare, vedrai, perché se non gli apri, lui non entra. Io più tempo passa, più comprendo. Questa è una cosa che riguarda non soltanto il rispetto che Dio ha della nostra libertà, ma proprio la considerazione che Dio ha di noi come creature che lui stesso ha fatto a sua immagine e somiglianza. Noi dobbiamo renderci conto, dobbiamo imparare a porci dinanzi alle situazioni, specialmente dinanzi al problema a Dio: esiste o non esiste il nostro Signore? Punto interrogativo. La Madonna è una gran parte di Dio. Che sono favole, sono riti che io mi sto portando dietro un po' per tradizione perché sono nato in Italia, sono cose in cui ci credo veramente. Questo Dio lo vuole che lo facciamo, capite? Perché se io gli apro la porta, non è che gli faccio un favore al nostro Signore, dirò con Santa Elisabetta: ma quale bene mi è successo, che cosa ho fatto di buono per meritarmi tanta grazia? Perché quando tu accogli la Madonna e con lei accogli il Signore, accogliere la Madonna e accogliere il Signore, penso che piano piano lo capirete, una stessa identica cosa, d'accordo? Perché la Madonna non è creatura che esiste per se stessa, la Madonna esiste per il suo figlio, Gesù, porta solo lui, è l'unica che fa questa operazione in maniera perfetta.
Se tu questo lo vivi, tu per primo sarai talmente felice da dire: ma che bello fa, adesso, come si dice, parlare con uno, quando capita una disgrazia, cioè, ma che peccato ho fatto, non sono stata disgrazia. E invece dice il contrario, dice, ma che ho fatto del buono, che mi è arrivata una grazia così grossa, una gioia così bella, una felicità così grande. Capito? Questo è. E quando uno ha questo, ha tutto, capite? Perché comprende una cosa fondamentalissima che noi dobbiamo assolutamente comprendere, che il diavolo mai vuole farci comprendere, che la nostra serenità, la nostra felicità, la nostra vita, il nostro benessere più profondo dipende solo da una cosa: se c'è Dio nel cuore oppure no. E sapete, in questi giorni purtroppo saremo visitati da un pochino di diavoli. Sapete cosa fanno i diavoli? I diavoli fanno un'operazione molto molto semplice: devono persuaderti ordinariamente, quindi quando non fanno le cose, le schifezze che faranno anche questi giorni qui, soltanto di una cosa: che la vita senza Dio è stupenda, tutto quello che ti pare senza che ti dà fastidio nessuno. Se invece ti avvicini al Signore, e dopo tocca alla messa, e dopo tocca al rosario, tocca fare questo, che noia, che barba, diceva Santa Mondaini, ricordate, no? Che brutta vita. E guardate, questo purtroppo è un pensiero abbastanza diffuso, perché se non fosse diffuso, le chiese sarebbero sempre stracolme di persone, capite? Stracolme. Perché non sono stracolme di persone? Perché questo non c'è. Allora, che cosa bisogna fare quando questo non c'è? Bisogna andare a prendere quel collo le persone a dirgli: vieni in chiesa. No, bisogna fare quello che fa nostro Signore, bisogna pazientemente, dolcemente, sollecitamente, premurosamente, delicatamente anche, dare dei segni, dare degli inviti, dare dei messaggi. Io ho tante volte, questo è il mio secondo incarico da parroco, quindi io già so delle cose, delle esperienze. Alla seconda volta non si fanno le stupidaggini della prima, siete un po' più fortunati, perché i primi fanno sempre un po' da cavia, capito? I secondi molto meno, capito? Perché si sanno tante cose. E una delle cose che ho compreso è il motivo per cui un parroco non può stare in una parrocchia due o tre anni, cioè a volte per necessità succede, però così è un problema, perché ci vuole il tempo, necessariamente, perché tante cose devono essere trasmesse piano piano, gradualmente, nel tempo, perché il tempo è la modalità del rispetto della persona, cioè, capite? Perché se tu entri come un kamikaze dentro una vita, cioè, è anche una sorta di violenza, quindi invece nel tempo, rifacendo, reinvitando, continuando, reiterando, le situazioni si smuovono, tu ti ritrovi dopo un po' di tempo che sono cambiate da altre persone, tante situazioni, non sai neanche tu come è possibile che le fai, semplicemente di peso dal fatto che piano piano tante cose hanno cominciato a operare nelle persone. Il mistero di un'anima e il suo incontro con Dio è una cosa molto grossa, non è una cosa, questo che una volta giustamente si diceva a noi preti: sta attento quando parli con una persona, quando confessi una persona, quando stai a contatto con un'anima, perché tu stai a contatto con un mondo molto particolare, e nei confronti di un mondo la prima cosa è avere un atteggiamento di anzitutto profondo rispetto. Rispetto vuol dire proprio etimologicamente, no? Ha guardato l'umiltà della sua serva, vuol dire guarda, osserva, e dagli tempo, non fare nessun tipo di operazione azzardata, precipitosa, eccetera. Tanto lo dico per esperienza, perché questo ci capita a tutti quanti, è capitato sicuramente anche a voi, sicuramente quando una persona si riavvicina un pochino alla fede, è normale, no? E sta bene, e vorrebbe che tutti si avvicinassero, che tutta la famiglia, tutti i parenti, tutti in chiesa. È normale, perché è ovvio, no? Se io sono d'accordo, se faccio questo sto bene, voglio che tutti mi si... E allora però che succede? Si fa, capite? Quello non lo sa quando stai bene, capito? Non si rende conto. E allora che cosa devo fare? Calma. Gli stili mariani, no? La Madonna c'ha una pazienza, guardate, soltanto la Madonna c'ha una pazienza così, no? Veramente molto molto grande. Perché sa che smuovere un'anima, cioè che si muova qualcosa, per cui è un'operazione grossa. Quindi Dio la fa,
ma c'è bisogno di una nostra risposta, no? Voi sapete, ho scritto questa sera dopo la comunione, io rinnoverò la consacrazione di questa parrocchia a cuore immacolato di Maria. Questo non è uno scherzo, l'ho già fatto l'anno scorso, non so se vi ricordate. Quando viene fatto questo atto, la Madonna lo prende sul serio, perché la Madonna ci crede nella Chiesa Cattolica, la Madonna ci crede. Quindi sai che io sono il parroco di questa parrocchia, quindi io il mio rapporto nei vostri confronti è come quello di un padre nei confronti dei miei figli. Quindi da un punto di vista spirituale, canonico, io ho autorità oggettiva sulle anime di tutti, anche di quelli che non la vogliono o non me la riconoscono, capite? È così, questo dipende dalla struttura della Chiesa. Quindi che significa? Questa operazione è sicuramente efficace nei confronti di tutti e la Madonna la prende molto sul serio, d'accordo? Perché è fatta da me che sono il padre da un punto di vista spirituale di questa comunità. Dice, e allora come mai non tornano tutti in chiesa? Come mai non diventano tutti santi? Perché questa operazione produce sicuramente delle grazie in alcuni cuori, forse delle protezioni, noi non possiamo conoscerlo, delle preservazioni da pericoli e anche delle sollecitazioni che Dio può operare nei cuori. Poi bisogna vedere però i cuori come rispondono. Non è detto che rispondano positivamente, ma comunque il beneficio arriva da un punto di vista oggettivo. Quindi l'episodio della visita di Maria Santissima ci insegna due cose. Primo, noi dobbiamo avere la certezza che la grazia di Dio ci visiterà e tante volte nella nostra esistenza. E l'accortezza, come Santa Elisabetta, di saperla spalancare le porte, di non avere paura, cioè quando ti visita il Signore, in periodi particolari, devi spalancare tutti i portoni, devi far pieno, d'accordo? Perché noi non sappiamo quanto dura la visita, quante altre ne farà il nostro Signore, capito? Quindi bisogna fare il pieno, d'accordo? Perché se uno fa un buon pieno, ha poca patetica, veramente, può campare tranquillamente di rendita, perché si è fatto una buona incetta, ecco, di grazie, poi molto molto difficilmente perderà la connessione con il cielo. Bene, io ringrazio tutti coloro che hanno accolto Maria Santissima nelle loro case, che hanno concesso di vivere a tutti noi i momenti di preghiera e anche di fraternità, di comunione che abbiamo vissuto, e ci prepariamo a questo atto, ecco, ci saranno fotocopie che se potete seguire poi l'atto di consacrazione che riceverò io personalmente, potete anche portarlo poi se volete a casa con voi. Invito anche tutti in questi giorni a essere particolarmente attivi nella preghiera, perché abbiamo bisogno anzitutto e dobbiamo necessariamente rendere testimonianza della fierezza del nostro essere cristiani, del nostro voler servire Dio solo. E bene, anche vi preghiamo un po', ecco, perché chi non fosse molto protetto dalla grazia di Dio non abbia in questi giorni, non abbia a subire conseguenze poco gradite, poco piacevoli da un punto di vista spirituale, insomma, perché purtroppo sappiamo bene alcune cose. Quindi vi invito tutti quanti ad essere, come certamente sarete, attivi, solleciti e solerti, e soprattutto a magnificare il Signore e a rallegrarci della bellezza della vita in Dio, pregando per coloro che purtroppo ancora non hanno avuto la grazia o non hanno aperto il cuore a conoscere quanto è dolce e soave vivere in comunione con Gesù e con Maria. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.